Preview.
veramente bello essere qui, perché questo è un progetto anno fa a Milano, in Lega B, il progetto si chiama Fattore Campo, e secondo me alla base c'è un'idea veramente molto forte, un messaggio molto bello che io vorrei subito raccontare insieme a Lucia Salmaso, che è la responsabile Europa di BKT, che è lo sponsor principale della Lega di Serie B, il campionato di Serie B, che il Lecce ha vinto l'anno scorso due volte. Forza Lecce! Perché lo ha vinto sul campo e perché ha vinto la classifica speciale di questo campionato speciale che si chiama Fattore Campo, che ha invitato i tifosi delle 20 squadre, delle 20 città di Serie B a votare affinché progetti come questo potessero essere realizzati. Il bello, signora Salmaso, di Fattore Campo è che Fattore Campo porta nei quartieri, diciamo la verità, anche quelli magari un pochettino più problematici, con qualche difficoltà in più, ad avere una struttura che possa aiutare i ragazzi a giocare insieme, a socializzare, ad aggregarsi. E secondo me questo messaggio ha una grande forza. Ci racconta come nasce l'idea della BKT, della Lega B di Fattore Campo, il cui slogan è scritto lì, lascia il segno. Esatto, intanto buongiorno a tutti. È veramente una grande emozione, un orgoglio per la nostra società poter essere qui a un anno, come dicevi tu, dal lancio del progetto. Ed è intanto un ringraziamento va ai tifosi del Lecce, perché senza il contributo dei tifosi del Lecce, che hanno votato sempre, hanno giocato a BKT Premia e hanno fatto in modo che Lecce arrivasse primo in classifica nella classifica parallela della serie BKT. Fattore Campo è il nostro modo di lasciare il segno. Noi siamo sponsor della serie BKT da 5 anni e ci teniamo molto alle attività che facciamo per il campionato, per i tifosi, ma volevamo comunque lasciare un segno nelle città e nelle province della serie BKT, in modo che le città si ricordassero del nostro passaggio. E siamo orgogliosi di essere a Lecce, ci fa particolarmente piacere poter restituire al quartiere questo campetto, che è un modo per far crescere i ragazzi e trovare anche l'integrazione degli abitanti in questa zona. Mi piace poter sottolineare che questa volta non sempre succede in Italia o in contesti come questo, però a distanza di un anno da quelle prime parole pronunciate in Lega a Milano, questo progetto oggi verrà inaugurato. Esatto, a maggior ragione a un anno dal lancio, e dobbiamo sicuramente ringraziare il sindaco e l'assessore allo sport che si sono veramente impegnati per far sì che questo campetto diventasse realtà. Sindaco, c'è il microfono? Eccolo, eccoci. Allora, grazie per l'accoglienza. Abbiamo trovato l'orto mi piace da morire innanzitutto, il campo è bello, ma soprattutto Lecce che ha sposato questo progetto e oggi insomma insieme possiamo inaugurare questo campo per i ragazzi di questo quartiere. Sì, voglio rivolgervi un messaggio e un pensiero di benvenuto nella nostra città, ringraziare il BKT che ha reso possibile questo piccolo sogno di consentire alla tifoseria Lecce se di sentirsi protagonista della realizzazione di un impianto sportivo in un quartiere che si chiama per noi quartiere stadio, che siamo a poche centinaia di metri dal via del mare, quindi è del quartiere stadio, ma in qualche modo è di tutti i tifosi che hanno contribuito votandolo a farlo realizzare. Lo abbiamo individuato naturalmente consapevoli del significato di garantire qui un ulteriore investimento pubblico rivolto alla ricucitura, riqualificazione di un quartiere. Noi lavoriamo molto sul concetto di investire sui quartieri per eliminare le periferie.
La periferia è ciò che distingue il centro, ciò che è lontano. Certo. In realtà è periferia ogni spazio urbano in cui ci saranno la bellezza un po' dimenticata, i diritti sono calpestati, i servizi insufficienti, e questo può accadere ovunque. E io voglio sempre che i miei cittadini si sentano abitanti dei quartieri invece, non si sentano periferie di nulla. Bravo. E lavorare sul quartiere stadio significa restituire anche un orgoglio di appartenenza che non può essere solo evocato, non può essere soltanto richiamato, ma deve essere garantito attraverso segni tangibili di impegno che non può essere mai che condiviso, impegno dell'amministrazione e l'impegno della cittadinanza. E so che questo spazio oggi che consegneremo sarà preso in cura dagli abitanti del quartiere che io già anticipatamente ringrazio. Grazie. Assessore allo sport Paolo Coretti, ecco, l'impegno del quartiere che avrà tutela, cura, manutenzione di questo spazio, ma con l'occhio vigile dell'amministrazione comunale affinché questo campo, bello oggi, resti bello ancora. Assolutamente, buon pomeriggio a tutti. Vi consenta prima di ringraziare lo staff di PKT, Federica su tutti, perché ci siamo sentiti forse 200 volte tra mail e telefonate, non so dove sia. Vabbè, ma ci tengo a, Federica, a ringraziarla, Federica. Eccola qua. Ci siamo scambiate non so quante mail a bomba, non è stato facile. Abbiamo individuato insieme all'ufficio, che ringrazio, l'architetto Cocciolo, l'ingegnere Puce, questo spazio, e poi settimanalmente andavamo a vedere la classifica, perché ovviamente ormai c'era partito quel mood che ci, come dire, ci trasmetteva quest'ansia, e quindi finalmente poi quando abbiamo finito il campionato siamo arrivati primi nel campionato di Serie B, vincendo il campionato, e anche nel fattore campo, il progetto di Trionfo Lecce. E quindi siamo felici. Sì, ovviamente adesso ci sarà un'attenzione particolare per quanto riguarda la gestione, ma siamo contenti perché è in linea, come diceva il sindaco, con l'attività che stiamo facendo anche negli altri quartieri, cioè restituire o mettere in piedi degli spazi dove poter fare attività sportiva da lasciare a libera fruizione, in modo tale appunto che si possa riqualificare, riaccendere anche il quartiere attraverso lo sport. Per cui grazie a voi per questo progetto, per l'impegno e per il lavoro, perché mettere in piedi una storia simile è molto faticoso, e quindi avete uno staff però straordinariamente collaudato, e per questo vi ringrazio. Ringrazio anche l'impresa, ovviamente vedo qui Gianni Serafino che ha realizzato i lavori, e quindi ovviamente lo ringraziamo, così come tutti gli uffici del comune che hanno lavorato. Grazie mille, e l'Unione Sportiva Lecce e i tifosi del Lecce che hanno votato. E allora, tante volte citata, ma insomma qui abbiamo anche la società del Lecce, il Lecce Calcio, non c'è il presidente, c'è il vicepresidente Corrado Liguori, che credo intanto voglia portarci i saluti del presidente. E insisterei su poi chiediamo se il Lecce si salva quest'anno, perché la gente credo che poi le ultime due vittorie sono state straordinariamente importanti. Eravamo ai saluti del presidente, giusto? Eravamo ai saluti del presidente, però credo che il Lecce, partecipando a questa festa, sia contento, no? come club. Innanzitutto porto i saluti del presidente a tutti quanti, non c'è più essere perché avevo un impegno di lavoro importante. Per noi è gratificazione enorme quello di partecipare a un evento di questo tipo, anzi, se devo essere sincero fino in fondo, quando abbiamo saputo lo scorso anno che c'era questa iniziativa da parte di KT, siccome il pallone è tondo non potevamo essere certi di vincere il campionato, ma conoscendo i nostri tifosi eravamo certi avremmo vinto questa cosa qui, perché i nostri tifosi sono immensi, lo dimostrano in domenica in casa, siamo sempre 25.000, e in trasferta, dove facciamo sempre un figurone, ci seguono incondizionatamente. Quindi la certezza di avere il primo posto in questa iniziativa l'avevamo tutti quanti, quindi così è stato. Poi a maggior ragione, perché devo spendere una parola in più per i nostri tifosi, quando si tratta di un progetto che ha il sociale come sottostante, i nostri tifosi sono sempre in prima fila assoluta. E quindi compatibilmente con quello che è il nostro progetto, quello cioè di investire tanto sul settore giovanile, credo che vedere delle situazioni del genere con un campetto
dove giocheranno tantissimi bambini, chi lo sa che in questo campetto magari non inizia a giocare qualche bambino che poi piano piano possa seguire le orme e giocare in prima squadra e poi cresce, far crescere il nostro vivaio. Quindi veramente l'auspicio è proprio questo e siamo felicissimi di dare una mano anche allo sviluppo della città. Quindi nella scorsa stagione i gol di Massimo Coda, tutte le strategie di Marco Baroni, ma insomma loro hanno fatto altri gol, questi tifosi che hanno portato fattore campo stasera oggi qui a inaugurare questo campo. Tra l'altro chiudo, sì, continua a essere un rapporto di collaborazione con il Comune di Lecce, facciamo in modo che si possa ampliare sempre di più, ci abbiamo qualche sogno da poter realizzare insieme, chi lo sa nel futuro che lo si possa fare. Bene, vicino al vice Bella, su di lui. Buonasera. Buonasera a tutti della Lega B, sì, con i saluti del presidente Malata, perché la Lega B chiaramente ha il patrocinio, ha il piacere soprattutto di poter... Allora, io sono Carlo Longhi, sono un ex arbitro internazionale che... Chi non lo conosce, Carlo? Collaboro con la Lega B, la Lega B che è chiamata appunto il campionato degli italiani, perché è un campionato bellissimo, e sto portando i saluti del presidente avvocato Mauro Palata, impegnato in... aveva già preso degli impegni, comunque è con la nazionale Under 21, quindi non poteva partecipare a questa cosa. È un saluto particolare, un ringraziamento allo sponsor del campionato della Lega di Serie B, che è appunto BKT, che effettivamente ormai sono quanti anni, 5 anni che dà questo contributo importante a questa categoria. Niente, non posso dire. Il Lecce ha vinto quando stava nella categoria inferiore. Ti auguro di rimanere in questa categoria, perché ho visto giocare il Lecce ad Udine e avevo fatto il viaggio con il presidente, ed è una squadra veramente, veramente buona forma, e spero che possa mantenere questa forma anche dopo questa sosta per i campionati mondiali. Che dire, è sicuramente una cosa molto bella quello, e poi la cosa che mi ha colpito particolarmente è di alzare cuneo e riaccendere i riflettori. Questa è una cosa molto ma molto importante in questo quartiere. Mi dispiace solo che per la mia età non posso arbitrare, sennò avrei arbitrato anche la partita che ci sarà successivamente. Grazie Carlo. Abbiamo anticipato che poi ci sarà Edoardo Alsetta, che è il responsabile sport di Avas, che è l'agenzia che ha curato tutta questa splendida storia, questo racconto meraviglioso. Questo è un momento, questa è una situazione in cui anche la forza del gruppo, no? Vince. Assolutamente, cioè, lo vediamo qua stasera, cioè, c'è stato un bellissimo gioco di squadra, ognuno ha dato il proprio contributo affinché ci fossimo qua tutti oggi. E fammi dire una cosa per me importante: noi spesso parliamo di risultati sportivi, di obiettivi di business, e oggi è la dimostrazione di come lo sport sia un territorio carico di valori positivi, ma soprattutto di protagonisti rilevanti per la società. E noi come Avas Sports e Avas Media siamo particolarmente orgogliosi di aver partecipato attivamente a Fattore Campo, che tra l'altro, sottolineo, sta continuando ad esserci. Proprio ieri abbiamo avuto l'ok per iniziare i lavori, si apre il cantiere di Cosenza, che è la seconda città che ha vinto Fattore Campo nella stagione scorsa, e insieme a BKT, come diceva Lucia, ci eravamo impegnati a lasciare il segno, e questo campo oggi è proprio il risultato tangibile di quello che noi ci aspettavamo quando abbiamo ideato e creato Fattore Campo. Per cui questa è una vittoria, secondo me, proprio da festeggiare tutti insieme. Chi ha ideato lo slogan, l'hashtag, lascia il segno? Tu? No, questo team è tutto il team di Avas Sports insieme. No, perché mi piace molto. Sì, bellissimo. No, c'è da dire anche che c'è una sinergia ormai tra Avas e BKT che sta durando da 5 anni in Italia, non solo, e questo è un anno di maturità da parte di BKT, perché
fondamentalmente Fattore Campo è un progetto che arriva dopo diversi progetti sociali che Vicapatia ha investito, quindi fondamentalmente siamo convinti che è un punto d'arrivo ma un punto di partenza. Grazie, grazie. Allora stiamo per andare a inaugurare il campo, però prima ci sono delle scalette, anche noi abbiamo una. Ernesto, non eri in questa scaletta, ma io ti voglio in questa scaletta, in questo momento, perché tu hai lasciato il segno in questa città. Tu sei un idolo. Sono completamente diverso fuori il campo da quello che ho dentro il campo. Soltanto farvi i complimenti perché state regalando a una città, a un quartiere, la possibilità soprattutto per i bambini di fare sport, che è la cosa più bella. Lo dice uno che vengo da 15.000 km di distanza, da un quartiere simile, quando alla loro età non ho mai avuto la possibilità di avere un campo di calcetto a disposizione per crescere. Perché no un domani di questo campo? Forse il mio auguro con tutto il cuore possa uscire più di qualche ragazzo e poter provare la sensazione di giocare a Via del Mare, che io ho avuto la fortuna di giocare in grandi stadi, ma questo è il più bello di tutti. Bravo! Grande Ceva! Bravo! 64 gol in 120 partite, un gol ogni due partite, insomma è uno che ha veramente lasciato il segno. Abbiamo, signora Salmaso, un campo da inaugurare. Andiamo? Andiamo? Via! Che grazie! Carino, ho detto migliore. La festa continua! Vieni, vieni! Eccolo! È lo stesso trattorino che porta il pallone sui campi. Io sono spento, adesso sono acceso. Ecco, sta arrivando il trattore con le forbici. Ecco, non investiamo il sindaco e la signora Salmaso. Direi che insieme, con le mani giunte sulle forbici magari. Ecco, ecco, col cuscino, la consegna. Diamo le forbici alla signora Salmaso e al sindaco. Siamo pronti? Via! E basta! Il campo è inaugurato. Occhio, occhio! Occhio, sta tirando, si c'è bene. Il 15 novembre. Bravo!
Grazie. Grazie. Un po' emozionato, però. È bello. Significa tanto. Andrea, devi vedere una, sai. Posso? Bene. Grazie ragazzi, per me è un grado di mostrarlo ai tifosi, a 42 anni trovarmi in un quartiere che ci tengo tanto, una città che il mio umile ho cercato di portarla nel mondo, soprattutto il territorio, avere questa possibilità che pochi li hanno. Il territorio è stato il Salento, Lecce, la società, ripeto, il mio umile portiere. Un bambino. Andrea. E fai a pulire. Aspetta, Sceva, che aspettate un secondo che stanno arrivando qui per dare la roba, restate così, non ci state abbracciando. Dario, poi facciamo quelle lì per il sito, poi dopo ne facciamo una ricordo. Io se loro vogliono sì. Davanti. Davanti. Andamento di questi ragazzi, stai dando qualche consiglio Ernesto? Già? Diverti, bravo, bravo, bravo. Allora io direi che possiamo cominciare anche ragazzi con un... manca il pallone, la